paura questa mattina alla fiera di Campanara a Pesaro per un vasto incendio che ha completamente distrutto un padiglione che tra l'altro veniva utilizzato anche dalle ginnaste che in questi giorni sono impegnate in una manifestazione sportiva. Questa mattina ha seguito per noi e ha raccolto tutti i dettagli Simona Zonghetti, che vedo collegata dalla redazione. Sì, buonasera Marco. Come hai detto tu, questa mattina abbiamo seguito le operazioni di spegnimento dell'incendio e di bonifica dell'area. Probabilmente è stato un cortocircuito a provocare il rogo che ha distrutto completamente il padiglione C del quartiere fieristico di Campanara. La struttura stava ospitando un ristorante ma anche una cinquantina di stand enogastronomici in occasione della manifestazione ginnastica in festa. Per fortuna non si registrano feriti, invece sono ingenti i danni provocati alle cose, quindi alla struttura, al padiglione stesso, a tutto ciò che conteneva. Ma ripercorriamo quello che è accaduto dalle 4:30 di questa mattina con video e interviste esclusivi. Un pezzo di lamiera che crolla, fiamme, fumo e disperazione. 4.000 metri quadrati sono andati distrutti nel quartiere fieristico di Campanara a Pesaro, che ospita fino a domenica 26 giugno la manifestazione ginnastica in festa, un evento che ogni anno coinvolge migliaia di persone. Questa mattina, ancora increduli, c'erano dipendenti, responsabili, organizzatori dell'evento che hanno atteso per ore di entrare nello stabile, ma per motivi di sicurezza sono stati fatti attendere all'ingresso della struttura e le gare in programma sono state spostate in altri impianti sportivi. Chi invece nel padiglione C lavorava nel ristorante al primo piano o aveva gli stand enogastronomici al piano terra, in totale 50 espositori, non ha potuto fare altro che stare a guardare e iniziare la conta dei danni. Questo è quello che resta della struttura, un mucchio di cenere tra villegno e lamiere. Dalle 4:38, quando è arrivata la segnalazione alla centrale operativa di Vigili del Fuoco, sono scattate le operazioni di spegnimento durate per quasi tutta la mattinata. L'intervento dei pompieri è stato tempestivo, ma per il padiglione C non c'è stato nulla da fare e tutto ciò che era all'interno è stato avvolto dalle fiamme in pochi minuti. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco, anche se l'ipotesi più plausibile è che sia stato provocato da un cortocircuito. I vigili del fuoco stanno lavorando incessantemente dalle 4:30 del mattino. Ci sono 15 uomini con 8 mezzi, presenti le squadre di Pesaro, Fano e i colleghi di Urbino in supporto. In seguito sono arrivati altri pompieri con un'autoscala. Alle 11 infatti erano ancora attivi i piccoli focolai che hanno consigliato alle autorità di proibire a chiunque l'accesso all'area in via cautelativa. Inoltre sono stati chiusi gli altri capannoni del quartiere ad eccezione di quello A. Il presidente della Camera di Commercio, Alberto Drudi, ha spiegato che la fondazione ha regolarmente assicurato tutti i padiglioni, anche per l'incendio, e compresa la merce esposta in occasione di ogni evento. Dopo un primo sopralluogo, ha precisato Alfredo Mietti, presidente della Fondazione Patrimonio Fiere, ci è stato riferito che nel rogo, per fortuna, non sono state coinvolte persone e che i nostri apparati antincendio hanno funzionato perfettamente. Non ci sono feriti, non ci sono contusi, non c'è assolutamente niente, perché l'immediato intervento dei vigili del fuoco ha messo in sicurezza le aree interessate, l'area interessata dall'incendio. Alcune delle gare sono state spostate? Sì, alcune gare sono state spostate al vecchio palazzetto e al palazzetto di Cucurano, alla palestra di Cucurano. Siete riusciti più o meno a quantificare il danno complessivo? Il danno complessivo lo dovrà valutare il perito quando verrà a visionare l'area. Sono costernato per quanto è successo, ha proseguito Mietti, per il disagio che ha subito la Federazione Ginnastica d'Italia, alla quale ci lega un rapporto di collaborazione pluriennale, ma sono anche abbattuto, ha concluso, per l'impatto negativo dell'incendio sugli espositori, che hanno la nostra solidarietà e che potranno godere della nostra massima collaborazione. La commissione di pubblico spettacolo e di vigilanza sta valutando la situazione per poter dare il nulla osta al proseguimento della manifestazione da domani anche nel padiglione A della fiera, 10.000 metri quadri in grado di ospitare tutte le restanti gare.
E appena siamo arrivati sul posto abbiamo raccolto la testimonianza di persone che avevano appreso la notizia dell'incendio da pochissimi istanti. C'è chi ha perso lo stand, chi invece gli oggetti personali, chi ancora ha dovuto tenere chiuso il negozio situato nelle vicinanze del padiglione C per ragioni di sicurezza. Sentite. Sua figlia sta partecipando alla ginnastica in festa? Sì. Sì, stamattina alle 8:30 dovevamo essere con l'insegnante davanti all'entrata che aveva la prova riscaldamento e poi ci aveva subito una gara stamattina e una oggi alle 16. E invece vi è arrivato un messaggio poco prima? Alle 8:05 mi è arrivato un messaggio dove ci hanno comunicato che c'era stato un incendio. Niente di più, dopo, dato che ero per strada, sono venuta su e ho visto il disastro. Vi hanno comunicato se sposteranno magari queste gare da qualche altra parte? Per oggi è tutto sospeso, sembra che le faranno al palazzetto nuovo, qui al palazzetto. Ecco, mi raccontava che comunque tante ragazze, insomma, giustamente ci sono rimaste davvero male perché si stavano allenando da tantissimi mesi se non anni questo evento. Sì, c'è una cosa dietro, c'è una preparazione, c'è tutto, sì, c'è. C'è addirittura una ragazza che si è sentita poco bene. Ho sentito che c'è una ragazza che ha una crisi di nervi perché gente che ha perso un anno di lavoro è tutto fuoco, è andato tutto bruciato. Lei ha il negozio proprio di fronte? Sì, al numero 16, sì. Io faccio articoli pubblicitari e 33 anni che sono qui. Mai successo niente del genere. Questa mattina però ha dovuto tenere chiuso il negozio. Cioè, mi hanno consigliato di stare al di qua della linea, per cui il negozio ce l'ho chiuso. È riuscito ad entrare per sistemare alcune cose? Solo per mettere il trasferimento di chiamata. Sa più o meno per quanto tempo rimarrà circoscritta l'area? Due o tre ore, quattro ore, vedranno loro. Quindi è in attesa? Sì, no, ma per me non è un grosso problema, io non ho clientela che mi viene qui perché sono io che vado dai clienti, per cui non è... Sì, solo così, un po' di disagio, nessun problema. Mi dispiace per tutta l'organizzazione perché... Fanno sempre dei bei lavori, ma il fuoco non si ferma. Avete perso tutto quello che avevate? Sì, strumenti vari, amplificazione, tutto. Ecco, avevate il compito di intrattenere musicalmente l'evento? Sì. Sì, noi ci occupavamo della regia audio, della situazione musicale, animazione, queste cose qua, quindi tutto ciò che comporta l'intrattenimento. Siete riusciti a quantificare economicamente il danno? Noi siamo arrivati in questo momento, abbiamo saputo della cosa, non sappiamo ancora nulla. Che cosa avete perso? CD, casse, strumenti? Impianti, mixer, microfoni, cavi, tutto. Speriamo. Non vi aspettavate insomma una situazione del genere? No, anche perché poi proprio magari c'era negli altri padiglioni dove c'erano solamente non so, i tappeti e invece qui c'è tutto. I banconi di quelli che friggono, gelati, bar, tutto. E quindi siete disperati? Io oltre alla fattura tecnica, quello che mi dispiace è che ho perso tutta la mia storia musicale, perché avevo tutto ciò da 40 anni fa, quindi tutto ciò che mi serviva per... in questo momento non ho praticamente più storia musicale. Sono sia ricordi affettivi che lavorativi, questo è, però adesso è, l'importante in questi casi l'importante è che non si sia fatto male nessuno, questo è l'importante, però certo le cose purtroppo che erano lì sono andate, vediamo. Da dove venite voi? Da Sulmona, ginnastica artistica ovidiana Sulmona appunto, io sono il presidente e siamo partiti stamattina all'alba per essere qui in tempo, quindi però durante il viaggio abbiamo appreso della notizia. Quante atlete c'erano? Immagino in un pullman. No, noi durante la settimana portiamo su 30 atlete. Ok. E in vari giorni dovrebbero dovuto gareggiare anche oggi, però purtroppo penso che sia rimandato. Le informazioni non sono chiare, ecco, tutto qua. Quindi stanno attendendo nelle gradinate? Noi stiamo qui in attesa di vedere cosa succede. E per ora dalla redazione tutto, restituisco la linea in studio. Bene, grazie Simona Zonghetti e grazie anche all'operatore Filippo Pucci che questa mattina sono stati appunto sul posto.